Ho bisogno di un certificato. Non è facile. Porca miseria, me l'aspettavo, me lo sentivo. Ma scusi, a che cosa le serve questo certificato? Mi serve per un matrimonio che sì. Lei... Ma perché fa così? Non si deve mica sposare con me? No, lo facevo per essere gentile. Sì, ma non... lei è libero? Sì, no, sono sposato. Peccato, perché si poteva combinare. Ma che combinare? Allora, questo certificato? Un momento, devo prima consultare se lei ha tutte le carte in regola. Ci vuole molto? No, abbiamo il cervello elettronico. Lo devo far regolare. C'ha il lancio troppo lungo. Mi dispiace, ma io questo certificato non glielo posso rilasciare. Perché? Perché lei è morto da più di 10 anni. Com'è che non me ne sono accorto? Vabbè, c'è stato un errore. Può capitare, perdonato. Ma che perdonato? Non c'è stato nessun errore. Qui c'è scritto tutto. Morto il 20 agosto 1971. Questo è lei? Sono io. E allora lei è morto, non insiste. No, guardi, io non vorrei insistere, però adesso lei mi vede che io sono qui davanti a lei, proprio... Mi tocchi. Ma che tocchi? Io non tocco niente, che faccio il becchino. Ma perché, scusi, lei ha già deciso che io sono morto. Ma io non ho deciso niente, c'è scritto qua, le ho detto. Non sia protervo, lei è morto! Poi a me toccare i morti mi fa schifo. Ma perché, scusi, che fa, già puzzo... Guardi, io le chiedo soltanto una cosa, le dico fare una constatazione. Lei ora mi vede, sono qui davanti a lei, sono vivo. Staremmo freschi se dovessimo dar retta a tutti quelli che vengono qui e dicono sono vivo. E allora noi che ci stiamo a fare? Pure io mi sono fatta questa domanda. È già tanto che le rivolgo la parola. Gli impiegati di questo ufficio non possono parlare assolutamente con i morti, lo sa? Sì, lo so, però io dal 71 a oggi ho vissuto, cioè i testimoni. Sì, ma abusivamente. No, abusivamente no, innocentemente, che io non lo sapevo. Morto. È peggio! Ma dico io, ma con quale criterio uno si assume l'iniziativa di campare? Avevo degli impegni. Ma benedetto ragazzo, uno prima di decidere una cosa così grave come questa, viene qua, si informa. E che si campa così? Mi scusi, ho sbagliato. Però non ho campato bene. Mi dicevo sempre, ma che è vita questa? Me lo sentivo proprio. Ma se lo sentiva doveva venire prima. Sono stato uno sciocco. Sono stato uno sciocco, invece di venire qua lo sa che cosa ha fatto? Sono andato dal medico. Ma che ne sanno i medici? Io ora me ne accorgo, mi diceva pure lei è vivo e vegeto, bugiardo. Ah, le ha dette così? Così mi ha detto. Mi dica il nome di questo medico. Ma non lasci stare, non coinvolgiamo altre persone. No, mi deve dire il nome. Ma non lasci stare che i medici per ora... Le ho detto che me lo devo dire. Ma lasci stare, chiuda un occhio. Scusi, io dicevo così, una cosa per dire, si è fatto niente. E non mi tocchi! No, ma lei si sente male? Mi sento benissimo. Non sia precipitoso. Consulti il cervello elettronico prima di dirlo, non faccia lo stesso errore che ho fatto io. Io non ho bisogno di consultare niente. No, perché nel caso che lei fosse defunto possiamo fare il viaggio insieme. Consulti il cervello elettronico, lo consulti, non faccia lo stesso errore che ho fatto io, lei potrebbe essere morto. Non cambiamo le carte in tavola, qui il morto è lei, non io. E che ne sa, scusi? Lo so. E come lo sa? Gli impiegati di questo ufficio non muoiono mai. E ma che hanno, la dispensa? Nessuna dispensa, che abbiamo noi il cervello elettronico. Senta, ma lo può prestare per un... Senta, lei stamattina mi sta rendendo la vita impossibile. Mi scusi, ha ragione, è che sono un poco nervoso, che è la prima volta che muoio. Se ne vuole andare! Scusi, col radio taxi mi chiama un carro funebre?